Passiamo ora ad un esercizio che migliora la tecnica del cavallo sul salto, aumentando i riflessi e ginnasticando al massimo la schiena. L'esercizio si compone di una barriera a terra, quindi a 2,30 m da una croce, a 3 metri da un dritto, a 3 metri da una barriera a terra ed ancora a 3 metri da un largo che verrà progressivamente alzato e allargato. Si entrerà al trotto per proseguire dopo l'esercizio al galoppo, passando su una barriera a terra posta in girata. Questa per esercitare il cavaliere a riordinare il cavallo subito dopo la combinazione e per controllare le falcate in girata. Il cavaliere dovrà pensare alla barriera a terra già mentre sta saltando l'oxer della combinazione. Inoltre, nell'esercizio, il cavaliere dovrà tenere il cavallo bene al centro con l'impulso necessario, eventualmente correggendo un possibile sbandamento con una leggera redine di apertura. Cambiamo ancora l'esercizio. Questa volta mettiamo una barriera a terra. A 5,60 m un oxer che verrà progressivamente alzato ed allargato. E a 3,50 m un'altra barriera a terra dopo l'oxer. L'esercizio dovrà essere effettuato al galoppo, iniziando a superare una barriera a terra in girata. Questo serve per esercitare il cavaliere al controllo delle falcate già dal momento della girata stessa. Questo esercizio è ottimo per i cavalli che si tuffano in parabola e che affrettano l'ultimo tempo di galoppo e contemporaneamente li ginnastica rendendoli molto concentrati al salto. La barriera può quindi essere avvicinata sino a 5 metri dall'oxer, rendendo così l'esercizio più impegnativo. Un altro esercizio che rende i cavalli più attenti nelle combinazioni è una quadrupla gabbia, composta da un verticale a 7,20 m da un oxer e 10,70 m da un altro oxer e a 7 metri da un verticale. La distanza tra il primo e il secondo elemento è quindi corretta, tra il primo e il terzo è larga, tra il terzo e il quarto elemento diventa molto stretta. Così si abituano i cavalli ad avanzare e subito dopo a tirarsi leggermente indietro. È importante non esagerare allargando o stringendo troppo le distanze all'interno di una combinazione, altrimenti si otterrà solo deconcentrazione e paura.